Fania, come vanno le cose? Insomma, tante difficoltà, non l'ultimo anche questo turno saltato all'ultimo momento, però insomma ci si rimbocca le mani e si lavora. Sì, non ci voleva questa cosa, perché comunque abbiamo, è comunque una trasferta, non si tratta tanto di giocare in frasettimanale, un turno infrasettimanale, ma è una trasferta che comunque impegna delle energie a partire un giorno prima, eccetera, eccetera. E abbiamo un tour de force non indifferente, questo è il mese più delicato, da una parte. Dall'altra parte però ci abituiamo già al discorso playoff, perché si gioca ogni 3 giorni alla fine. E quindi alla fine accettiamo quello che viene e va bene così. Senti, mi è pesato un po' chiaramente dover invertire la marcia e tornare indietro dopo aver fatto già la parte. Beh, sinceramente sì, perché credo che non fosse una sorpresa. Sinceramente arrivare fino a Parma, organizzare una trasferta per noi e per la società tutta, non era una sorpresa che a Pesaro o comunque nelle Marche, le terre più colpite comunque sono state Urbino, Pesaro, nel Maceratese, Ancona, quindi non era davvero una sorpresa, si poteva magari avere un comunicato anche il giorno prima, soltanto questo. Bene o male, non dico che un po' ce l'aspettavamo, però eravamo in allerta. È chiaro che una volta partite, penso, cioè noi tutti avremmo giocato quella partita. Beh, certo. È ovvio. Senti, tornando un pochino agli aspetti più di squadra, anche in quel caso di tanti problemi, però insomma, tutto sommato, a vedere i risultati della squadra, le cose male non stanno andando. Nel senso, no, assolutamente, perché il nostro obiettivo è entrare quanto più possibile nella griglia delle prime 4. E questo è il nostro obiettivo. Poi c'è un grande mister che ha detto che vince la squadra che soffre di più. E questo è il grande mister, è il nostro, quindi ha centrato in pieno. Non penso volesse insinuare riguardo agli infortuni, però sono d'accordo con lui pienamente. Questo per me e per tutti noi è davvero l'insegnamento più grande, soprattutto quest'anno, è il fatto di vince chi soffre di più, cioè la mentalità vincente si crea, non c'è niente da fare, si crea con lo spirito di sofferenza non inteso come infortuni, e purtroppo per noi anche in questo, ma proprio con lo stare in palestra ed essere capaci di giocare anche quando le cose non vanno bene, anche quando non siamo perfette. È lì che si crea una mentalità vincente, con uno spirito di sofferenza. Anche perché mettere la palla a terra, insomma, per dire nel riscaldamento, quando si gioca da soli, sono bravi tutti, quando c'è invece da lottare nel momento decisivo, è lì che probabilmente emergono, sì, determinate il qualità. Nostro, certo, il nostro step è quello di giocare, di continuare a giocare anche quando non siamo perfetti. Adesso questo è il nostro step, sicuramente. E di vincere nei punti decisivi, perché noi è chiaro che la palla scotta dal 22 in poi, quindi è lì che fa la differenza gli errori, fa la differenza la lucidità, fa la differenza una squadra che è prima in classifica da una che è quinta, sesta, eccetera. Senti, però in tal senso la partita con Bergamo, come già anche altre prima, hanno messo in evidenza questo della squadra: quando la palla scotta nessuno si tira indietro. A turno tutte quante insomma danno il loro contributo, chi con la difesa, chi aggiustando il pallone, magari con l'alzata, chi mettendo la palla a terra. Sì, perché questo è lo step che ha fatto questa squadra, che se guardate bene è identica a quella dell'anno scorso. Cioè in questo momento noi siamo lo stesso gruppo di chi sta in campo e di chi attende fuori che c'era l'anno scorso. Avevamo avuto una squadra con tanti innesti a inizio campionato, ma di fatto stiamo arrivando allo sprint finale con quello che era la squadra titolare dell'anno scorso. E per titolare intendo anche le ragazze che sono fuori e che sono utilizzabilissime in campo. Contro Bergamo, Bergamo ha fatto tantissimi errori e noi siamo state brave ad approfittarne. Questa era forse la differenza, che un attimino cambia dal Bergamo, quest'ultima partita dal Bergamo dell'anno scorso. E in questo noi è il percorso che dobbiamo migliorare, cioè sbagliare sicuramente meno nei momenti importanti e
e continuare a giocare in maniera lucida, anche se non siamo perfette. Siamo noi, siamo sempre prese, sì, ma anche perché con tutti gli infortuni sappiamo che possiamo contare, ci siamo noi, soltanto sulle nostre forze, quindi ogni sforzo, ogni allenamento, dentro e fuori dal campo, sappiamo benissimo che questo è lo sprint finale ed è tutto sulle nostre spalle. E abbiamo una consapevolezza sicuramente superiore e diversa rispetto a quella dell'anno scorso, perché noi ci siamo, c'è la squadra adesso, in questo momento, nonostante tutto, è cresciuta tantissimo, tantissimo. E noi sappiamo, siamo tutte consapevoli del fatto che in questo sprint finale noi vogliamo vincere qualcosina di più. E siamo sulla strada giusta per poterlo fare, perché come sofferenza di infortunio e non ci stiamo dando abbastanza.